On a misty October night in the Transylvanian mountains, you arrive to join your family and some of their closest friends at Castle Malachi, where your sister Rebecca is to be wed to the son of the wealthy Romanian count. Arriving a day later than your family, you're thrilled about the reunion and the festivities that will follow. However, as the coach taking you from the train station hurries through the fog towards the dark and ominous-looking castle, you get a horrible feeling that everything is not what it is supposed to be. As the coach drops you off at the castle gates, you're left alone in the dark, your torch barely illuminating the large, blackened gates in front of you. An icy wind sends a horrifying chill through your bones as you manage to push the massive gates open. Walking through the vault towards the empty castle plaza, you prepare yourself for the worst. God help us all. Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video. Questa volta siamo su Nosferatu, ragazzi, un gioco che avevo portato l'anno scorso e avevo interpretato male in quanto in inglese non lo avevo capito, mi ero bloccato e pensavo che era un gioco di merda. Invece mi hanno segnalato proprio nei commenti di quel video che questo è un gioco in realtà molto bello e mi hanno anche passato la patch di questo gioco in italiano. Quindi, come avrete visto dall'introduzione che vi ho messo il filmato introduttivo del gioco, i sottotitoli sono in italiano e tutto quanto, praticamente il gioco tranne le voci, sono in italiano. Quindi se raggiungiamo i 20 like, ragazzi, per questa serie, io continuerò a portare episodi. Non penso effettivamente il gioco duri molto, per cui cerchiamo di lasciare 20 like in modo tale da riuscire a finire la serie. Allora, andiamo subito nel gioco ed eccoci qui, appunto, dietro al cancello che ci siamo lasciati alle spalle. Dobbiamo salvare i nostri familiari. Allora, vediamo un po' intanto qui nella porta. Abbiamo dei paletti per ammazzare i vampiri e poi non possiamo ancora aprire valigie. Andiamo quindi a vedere un po' che cosa dobbiamo fare. Praticamente ci prendiamo la spada in questa valigia. Abbiamo questi tre complessi, Matuccia, Cristo. Ok, è caduto un prete, vediamo che dice. Allora, ci dà un crocifisso che a quanto pare tiene lontani i vampiri. Dobbiamo trovare il dottor Hammerselfield e portarlo qui, altrimenti questo tizio muore. E dice che lo zio Andrew e Gregory sono nascosti nell'ala est. Dobbiamo trovarli e condurre in salvo al santuario, praticamente nella porta che abbiamo appena visto con dentro tutte le valigie. Ho benedetto alcuni passaggi dell'ala est con la luce verde per indicarti la via. Ok, quindi ci prendiamo il crocifisso e andiamo. Lui ci dice nell'ala est, quindi andiamo nell'ala est. Vediamo un po', così possiamo anche correre. Allora, che cazzo? Ah, è la mia voce. Mamma mia, ragazzi, sembrava che qualcuno era a fianco, invece era la mia voce. Prendiamo polvere da sparo per la pistola, immagino, per una pistola. Poi, qui mi ricordo, bisogna fare così. Che cosa cazzo? Ah, i tuoni. Andiamo invece di qua. Tanto equipaggiamo la spada. Facciamo un pochettino. Oh merda, merda. Cazzo è? Cioè, non, l'audio non si capisce. È unidirezionale, quindi non capisco da dove proviene il rumore. Infernale proprio. Dov'è? Oh merda. Allora, vediamo un po'. Ok. Allora, qui mettiamo un po' la croce. Un po', attenzione. Un vampiro. Un po'. Che succede?
lo colpiamo e cerchiamo di ucciderlo, ragazzi. Che palle, non schiatta. Ok, è schiattato. Poi fa questo suono insopportabile, sta cazzo di croce. Allora, vediamo un po'. Ci prendiamo un medikit, anche se non ci ha ferito. Oh merda, scappiamo, scappiamo. Scappiamo. Oh merda, scappiamo. Via, 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 via. Oh, andatevene a fanculo, andate a fanculo, andate a fanculo, andate a fanculo. Oh merda. Oh cazzo, ragazzi. No, no, la spada, la spada. Ok, ah ok, questi si ammazzano con la spada. Quell'altro l'abbiamo seminato. Intanto qui abbassiamo il ponte elevatoio. Vediamo un po' che cosa ci propone quest'altra scalinata verso la vittoria. Oh merda, che cazzo è? Porca troia, ragazzi. Da infarto, vaffanculo. Allora, diciamo così, ci sbarazziamo di questo tizio. C'ha un audio, forse ce l'ho troppo alto nelle cuffie, ma davvero terrificante. Ok, lì c'è una bara. Sicuramente si sta per alzare il tizio, ma a me non me ne importa e me ne vo. Chi è che sta per sputare, ragazzi? Non so se avete sentito, sembra che qualcuno stesse per sputare. Di chiavi nemmeno l'ombra, quindi ce ne andiamo da un'altra parte, vediamo un po', sperando che da un'altra parte si svolti qualcosa. Andiamo di qua, sperando di svoltare una chiave, un qualcosa. E dai, cazzo! Che palle, ogni volta un infarto. Ultima porta, a quanto pare, che possiamo aprire, vediamo. Oh, attenzione, chi c'è qui? Dei soggetti che io andrò a... Oh, mi ha sparato in faccia sto pezzo di merda. Ok, adesso non diamo pace invece a quest'altro tizio e brutalizzati. Vediamo un po' se ci sono oggetti. Qui c'è un cane, dobbiamo salvarlo. Non abbiamo noi la chiave per liberare il cane, ce ne possiamo andare da qui. E quindi proviamo ad andare a nord. Vediamo un po' che cosa succede se andiamo qui. Allora, qui ci serve. Non abbiamo la chiave. Vediamo un po', qui c'è una chiave. Hai trovato la chiave dell'ala est. Qui mi ricordo che si poteva... L'acqua santa si ha in un calice. Ok, se prendiamo il calice con l'acqua santa possiamo fare del male ai vampiri lì. Quindi andiamo da quest'altra parte. Ecco qua la luce verde. E passiamo avanti. Vediamo, ci sono dei paletti. Prendiamo questi paletti ed entriamo in questa stanza, vaffanculo! Ah. Però questo gioco mi hanno detto che è bellissimo, che è un capolavoro e quindi non posso non giocarlo. Ho trovato della polvere da sparo e degli scrigni. Abbiamo la munizioni per il revolver. Vediamo un po', vediamo un po' che cosa succede. Direi di salvare per non correre rischi. E vediamo un po' che cosa si cela dietro questa porta. Sicuro qualche stronzo tipo questo che andiamo a polverizzare. Che cazzo è? Cioè rumori, ragazzi, voci, cose, non c'è nessuno. Vediamo medikit. Poi qui c'è un altro medikit, ce lo possiamo tenere da parte. Polvere da sparo, va bene. Tanto accendo, ragazzi, anche la luce, che è dello stesso colore del... Oh, è questo? Ma che cazzo è? Un cane, un fottuto fantasma. Allora... merda, no! Fottiti, fottiti! Fottiti, fottiti, fottiti! Maledizione, ragazzi, maledizione. Ci prendiamo un mediculo e vediamo un po' che cazzo c'è qui. Tutto sto casino per niente, era una fottuta trappola. Possiamo andarcene da qui e andiamo un po' a vedere che cosa c'è qui. Allora, con due metto la croce e con uno metto la spada. Va bene, abbiamo un libro. Che cos'è?
Ah, sono i miei passi. Ok. Qui praticamente ci dà delle informazioni sui vampiri e ci dice che l'aglio, luce solare, simboli sacri come il crocifisso e l'acqua santa fanno del male ai vampiri. Vabbè, cose standard. E gli possiamo conficcare anche un paletto nel culo per poterli uccidere. Quindi possiamo proseguire. Vediamo un po' che cosa c'è qui. Morti, cadaveri. Vediamo un po' qui invece che cosa abbiamo. Polvere da sparo. Quindi possiamo proseguire. Vediamo un po' che cosa ci sta di qua. Oh merda, vaffanculo. Mi hanno colpito. Ancora. Continuiamo a legnare. Vabbè dai, ma non finiscono mai. Sono infiniti questi sacchi di patate. Oh merda. Niente, ti colpiscono. Vediamo un po'. No, non spawnano più. Oh, che cazzo. Ah, merda, ragazzi. No, 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 il cane. Si sono svegliati tutti. Non ci posso credere. Vaffanculo. No, non posso morire adesso. Non posso. Fottetevi tutti al culo. Merde. Che cos'è? Oh, che cazzo è? Ragazzi, questo gioco già mi ha fatto passare la voglia, ve lo giuro. Mi ha fatto passare la voglia. Sono in fin di vita, devo andare a recuperare. No, non ci credo, non può farmi. Adesso no, ti prego. Vaffanculo. Questi sono abbastanza stupidi, devo dire. Mi ricordo che ho lasciato da qualche parte dei medikit. Dai, no, vaffanculo. Ok, almeno non ci schiattiamo proprio subito. Troppo solo questo, mi sono mangiato i medikit troppo in anticipo. Quindi sperando che non continui a spawnare robe perché non ho più energia. Ce ne andiamo di qua e vediamo che cosa c'è. Dei medikit, ragazzi, fichissimo. 85, vediamo, polvere da sparo. Abbiamo. E qui che c'è una porta da aprire con la chiave. La chiave non c'è, ovviamente. Vediamo se c'è qualcosa sopra i gradini. Non c'è. Per cui direi che riapriamo questa porta e possiamo salvare per questo episodio. Direi che è tutto. Anche perché questa musica del cazzo continua a farmi pensare che mi sta per saltare qualcosa addosso. Invece no. E quindi ragazzi, per questo primo episodio di Nosferatu è tutto. Vi invito a lasciare un bel like se arriviamo a 20. Vi porto il secondo episodio. Io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video.